Ciao a tutti! Oggi vorrei inaugurare insieme a voi questa mia nuova serie di video, incominciando a parlarvi di un luogo che mi sta particolarmente a cuore. Siamo a Missaglia, in provincia di Lecco. Dove precisamente? Beh, ci troviamo nella splendida associazione Nostra Signora di Lourdes San Luigi Orione. Ma andiamo a conoscerla meglio insieme! L'associazione è nata nel 2008 con lo scopo di aiutare malati fisici e soprattutto quelli spirituali, che purtroppo non sono capiti da nessuno. L'associazione inoltre è composta da circa 60 volontari che dedicano la propria vita al servizio del prossimo. C'è chi si occupa del giardino, chi di pulire, chi di cucinare e chi di gestire la cappella. Insomma, tutto ciò che possa servire al mantenimento dell'intera struttura. Ovviamente il tutto accompagnato da una costante preghiera quotidiana. Qui possiamo trovare la statua che rappresenta la Madonna dal Cuore d'Oro. Pensate, arriva direttamente dal Belgio, precisamente da Boron, da un pellegrino che, dopo aver ricevuto una grazia, ha deciso di regalarla all'associazione. La Madonna appare nel 1932 a 5 bambini, mostrando il suo cuore d'oro ed elargendo numerose grazie ai numerosi pellegrini che continuano tuttora a visitare il santuario. Ed ora scopriremo insieme questa meravigliosa Via Crucis, costruita e inaugurata nel 2010. Percorreremo insieme le 15 stazioni della Via Crucis sui passi di Santa Bernadette. Stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Terza stazione, Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quarta stazione, Gesù incontra Maria sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quinta stazione, Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ottava stazione, Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Nona stazione, Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Decima stazione, Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Undicesima stazione, Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dodicesima stazione, Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quattordicesima stazione, Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quindicesima stazione, Gesù risorge da morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Entriamo ora nel meraviglioso sepolcro inaugurato nel 2012. Ed ecco la grotta, che rappresenta quella di Lourdes, all'interno del quale si trova un sasso incastonato, donato dal Vescovo di Lourdes nel 2010.
E qui possiamo ammirare l'ultima opera, inaugurata ma non ancora finita, questa domenica 13 ottobre, durante la festa della Madonna di Fatima. Si trova una vasca riempita di acqua benedetta. I malati camminano lungo il percorso chiedendo una grazia alla Vergine Santissima. Come ultima tappa di questo nostro percorso spirituale, troviamo questa bellissima cappella inaugurata nel 2009. Concludiamo questo nostro viaggio all'interno dell'associazione mostrando il quadro che più la rappresenta. Appunto troviamo la Madonna di Lourdes, Santa Bernadette e San Luigi Orione.